Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 23esimo episodio. Quest'oggi andremo finalmente ad affrontare l'ultimo capobanda del Team Star, ovvero colui che si trova a... scopriamolo insieme. Allora, innanzitutto dov'è? Eccolo qui. Base della divisione lotta. Ah, me l'ha già segnato da solo. Banda Kaff. Però non mi esce il nome del... ah, il nome sarà probabilmente Kaff. Detto ciò, mi raccomando, se ancora non hai fatto, di lasciare un bel pollice in su, un bel like, iscrizione al canale, campanella attiva, e andiamo a dirigerci subito alla divisione lotta del Team Star. Allora, io non ho nemmeno perlustrato minimamente qua, però ci ripasserò poi più avanti magari per vedere tutte le Pokéball che abbiamo lasciato. Vedo già un centro laggiù, perché a sto giro non ho posti dove abbiamo già fatto il checkpoint. Però sono curioso di una cosa, ovvero quanti soldi abbiamo finora ottenuto. Secondo me ne abbiamo veramente tantissimi. Quindi vediamo, giusto così per curiosità, vediamo quanti ne abbiamo. Compra. Madò, 258.000 e 193.000 crediti Lega. Direi che abbiamo un po' di soldi che dovremmo spendere poi per la Lega, probabilmente. Allora, attiviamo il turbo e let's go. Tanto dovremmo metterci niente. Area 2 est. Basta che non mi fermano adesso strada facendo. Gli allenatori non li affronto, ne andiamo diretti lì. Area 2 è dura quanto l'area 3. 5 secondi e abbiamo già finito. Ma che bello sto posto. Bellissimo. Ed è anche più di Pokémon terra cristallizzate, a quanto pare. Allora, andiamo un attimo qui. E let's go. Mi ha fatto proprio le tratta d'effetto. Quello sembrava nevolino, tra l'altro. No, 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 l'MT. Cosa fai? Dobbiamo parlare qua, così abbiamo il checkpoint. Perché li ho fatti curare? Erano già a posto. E niente. Allora. In realtà potrei mettere anche dei Pokémon più alti, perché ho diversi Pokémon a livello 60. Mentre c'è l'omino della moneta qua da qualche parte che sta facendo un rumore. Dove sei? Lo cercheremo dopo. Ma? Ok. Temo che saranno anche lì, a livello 55-60. Manca poco alla quinta base. Una volta lì incontrerai l'ultima banda. Jay Fabri, ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, lotta dopo lotta. Non ti preoccupare. Cassiopea. Ed eccolo qui. Ci sei anche tu. Non potevo perdermi un momento clou dell'operazione. Garof, vorrei ringraziare anche te per il tuo contributo. Inizialmente non mi fidavo di te, ma ho dovuto ricredermi. Ti chiedo perdono. Ormai è acqua passata, quando avremo finito con questa base avremo concluso l'operazione Stardust? Non proprio, rimarrà ad affrontare l'arcicapo. Aia, attenzione. Hai qualche indizio che ci possa portare fino a lui? Se l'intuito non mi inganna, si farà vivo una volta che tutti i capi saranno usciti di scena. Capisco. Siamo a un passo dalla meta, conto su di voi, mi raccomando. Quindi ne dovremo affrontare ancora due, probabilmente. Grazie a te sono riuscito a chiarire le idee sul Team Star. Ho capito cosa devo fare e quella decisione giusta da prendere. Le sono debitore, mio giovane Jay Fabri. E mi raccomando, faccia attenzione. Ops, non mi abituerò mai a dare del tu. Allora, è il momento di andare innanzitutto a schierarsi qua davanti e vedere un po' a che livello... ah, ma è già qua il capo. Bravo, hai talento. Hai contrastato gli attacchi dei miei Pokémon? Non è da tutti. Anche tu sei in gamba, ti chiami Nespera, giusto? Le tue mosse sono molto ben studiate. Ma non capisco perché la capobanda faccia la guardia all'ingresso. Non ti fidi delle tue amiche reclute? Sta zitto! Non voglio che qualcun altro, oltre a me, si faccia male. Tutto qui. Ma che capo premuroso. Allora vuole stare di nuovo? Chiamali, dai. Se ci mettevamo lì a guardare. Chi è? Eccoti Jay Fabri, ho visto una ragazza che aveva l'aria di far parte di Team Star e ho provato a parlare, ma mi ha attaccato all'improvviso, abbiamo appena finito di lottare. Nespera, sei qui, lo sapevo. Nespola. Nespera e Nespola. Mamma mia, cosa mi tocca leggere. Torna alla base, Nespera, qui continuo io. Non lo farò, non posso farlo. Basta, Nespera. Finché non torno all'arcicapo, devo proteggere la banda Kaff, la divisione lotta. E io invece non ho messo il... Paumot, che lui aveva il mossi tipo lotta. Ok, andiamo. Vediamo un po', saranno a livello 55, quindi.
Noi siamo leggermente in svantaggio, quindi, però ce la possiamo fare, dai. Adesso vi affronterò io, fatevi sotto, anche tutti e due insieme. Gio Fabri, io e la mia squadra siamo pezzi, l'ho parlato di poco. Guarda caso! Non l'avrei mai detto, eh. Guarda caso, lui ogni volta che c'è da fare questa lotta o scompare nel nulla e poi riappare. Guarda te. Andiamo. Iniziamo questa mega lotta finale contro il Team Star. Allora, quanti ne hai innanzitutto? Dimmi che ne hai pochi. Questo Pokémon era veramente fortissimo negli scorsi Pokémon. Allora, Krogan. Livello 54, infatti, non sarà facile questa. Ah, boh, a posto. Stavo dicendo, non sarà facile questa lotta. A quanto pare. Primeape! Attenzione, la scimmia! Vediamo se è super efficace anche su di lui, sì. Con un colpo? Ah, e questo adesso ci tirerà. Ah, ok, meno male. Va bene. Finché lancio attacco per quello lì faccio abbastanza danno. Però se la guardia c'è a livello 55, a che livello ce l'ha il capo? Ok. Oh, Sligo non vuole salire, eh. Nulla da fare. La mia sconfitta è irrilevante. Non ti preoccupare. Adesso andiamo a sfidare la tua capa. Mi basta aver permesso a Nespera di riposarsi un pochino. Ho fatto quello che devo fare, ora rientro anch'io. Hasta la vista! Allora, adesso dovremmo suonare il gong e let's go. Di nuovo. Sei riuscito a eludere la sorveglianza? Non proprio. Questa base è occupata dalla banda CAF, la divisione lotta del Team Star. Ah, è vero, io all'inizio video ho detto che il capo si chiamava CAF, è Nespera, non CAF. Nespera, la capobanda, è un'esperta di lotta libera che fa da maestra a tutti gli altri. Credo sia la più attenta a eventuali ostilità contro il Team Star. È possibile che fronteggi intrusi attaccando per prima con l'obiettivo di schiacciarli subito? È quello che ha fatto. No, non proprio. Cioè, non con noi, ma con Garof. È scappata, possibile? In questo caso non si può fare altro che conquistare la base con un attacco frontale. È tempo di dare una bella batosta. Let's go! Allora, innanzitutto voglio mettere tutti quelli più alti adesso per fare la situazione più facilmente. Quindi mettiamo Nevolino e Haunter, li mettiamo loro tre. E qua secondo me durerà un po' adesso. Vuoi sfidare il Team Star con i primi tre Pokémon della tua squadra? Let's go! Andiamo! Vediamo se riusciamo a battere il capo palestra. Sì, il capo palestra, il capo del Team Star più che altro. Anche le stelle più fioche possono illuminare il firmamento unendosi in costellazioni. Siamo l'ultima roccaforte di Team Star, non possiamo permetterci di perdere. Se sconfiggerai 30 Pokémon entro 10 minuti, ok. Allora, sconfiggi 30 Pokémon delle reclute del Team Star. Che fa sto casino? Ah, era Talonflame. Hello, my friend. Salve. Ma questo che. Oh, che fai? A me mi pigli? Vai, mamma mia, Nevolino. Troppo forte. Andiamo qua. Salve. Ok, 3. 4 e 5, salve. Ok, che razza di Pokémon è questo? Da notare i miei come non subiscono praticamente danno, sono proprio agguerriti e incattiviti più che altro. 29 e 30. Let's go! Vabbè, ci abbiamo messo 2 minuti, dai. Neanche tanto in realtà. Capo, noi siamo al limite. Ok, eccola qua. Se non sbaglio si chiama Nespera. Allora, vediamo un po'. Con la sua entrata molto tattica. Allora, la cosa più buggata di questi capibanda è proprio il furgoncino, la macchinina è veramente fortissima. Team Star, divisione lotta, Nespera. Allora, come livello dovremmo essere più o meno uguali. Non mi interessa chi siete, se minacciate il Team Star vi distruggo. Non mi vedrete più scappare. Wow! Ok.
Sembra abbastanza incattivita. Parte la sfida di Nespera, Team Star. Allora, come primo mette, ok. E noi abbiamo Paumot. Allora, con Paumot, questo è il nostro territorio. Non ti permetterò di importunarci oltre. Allora, presagio di Toxic Croc. Vediamo un po' se riusciamo a one-shottarlo. Comunque ha 5 Pokémon. Questo potrebbe essere problematica come cosa. Ok. Non so se riusciamo a one-shottarlo, non credo. Cos'era sta schermata che mi ha fatto. Oh, guarda te. Guarda te. E niente. Ogni attacco, un contrattacco. E a giochi fatti, chi rimarrà ancora in piedi sarà il vincitore. Che è intuito. Ok, è fuori uno. Devo trovare il modo però di curare Paumot, perché Paumot qua mi può essere molto utile. È un po' buggato sto capobanda, continuano ad apparirmi delle schermate un po' strane. Allora. Passimian, non so chi sia. Chi è? Proviamo a tenere Paumot. Ah, la scimmia d'erba. No, non ho nulla di super efficace. Beh, la provo così. Vediamo se riusciamo a fare un pochino di danno. Non continuiamo a usare la stessa abilità. Vai, vai, va bene. Finché poi scappa. Ah, non gli facciamo praticamente niente. Interessante. Penso che ce l'ho one shot. Infatti. Va bene, la rivitalizziamo poi dopo. Allora, vedere chi è super efficace su Passimian. Vediamo un po'. Nevolino lo tengo per dopo. Talon, Quackaval. Andiamo con Quackaval. Allora, vediamo se attacchiamo per primi. Ok. Buono, buonissimo. Così fuori due. Anni Elape, mi sembra che è quello di tipo buio se non sbaglio, quindi. In realtà ci facciamo tanto danno reciproco, ovvero io dovrei essere super efficace su di lui, ma lui dovrebbe essere super efficace su di me, sul mio Haunter. Vediamo se riusciamo ad attaccarmelo per primi. Allora, infatti, super efficace, bravo Haunter. Ah, cavolo. Dai, che magari lui non ci attacca. Si sta arrabbiando però. Pugno furibondo. Sta a vedere come lo one shot, sicuro. Lo sapevo io. E siamo almeno due, cavolo. Comincia a diventare impegnativa la cosa. Quackaball era super efficace, cavolo, pensavo di no. Vai, Quackaball. Allora. Dovrebbe bastare. Ok. Devo riuscire a rivitalizzare tutti gli altri. Allora. Perché sennò la macchinina la vedo complicata. Lucario. Mi sembra che mi conviene usare Talonflame. Allora, devo riuscire a rivitalizzare Paumot. Dobbiamo usare un attimo Talonflame come cavia. Così rivitalizziamo tutti gli altri. Quindi. Ok. Allora, revitalizzante. Perché contro la macchinina mi conviene averli tutti e sei. Resiste. Ok. Allora. Voglio provare una roba. Adesso vi spiego poi il perché. Perché se non sbaglio non mi fa cambiare Pokémon tra questo e il Pokémon finale. Quindi io faccio una cosa sensata adesso, ovvero metto Paumot di qua. Sperando che non mi one shot adesso Talon. Ok. Così ora faccio
Pozione. No, quella era ricarica totale, se non sbaglio, che gli dà tutto. Ma non c'è la pozione massima, no. Ah, c'è iperpozione, eccola qua. Mi dà 120. No, non ci arriviamo in tempo. Allora usiamo la pozione massima su di lui. Adesso vi faccio vedere la mia idea. Perché Nevolino, se non erro, è super efficace sulla macchinina. Quindi, se io ora metto qualcuno come cavia, ovvero lui, lascio che me lo killino. Così poi metto Nevolino. E mentre finisco di curare gli altri. Qualora resistesse. Perfetto, non ha resistito nulla. Ok, allora vai Nevolino. Eccolo qua. È poco efficace, però se riesce a fare il suo non mi dispiacerebbe. Allora, questo dovrebbe essere quello che fa più danno, se non sbaglio. Vediamo un po' quanto è poco efficace. Ok, va bene. Ok, non è molto efficace, se lo dici tu. Bravissimo, che l'hai congelato. Così, ora. Ti diamo la super pozioncina. Ok. Lui in teoria non dovrebbe poter attaccare adesso. Infatti. Ci è andata un po' di fortuna qua, forse. Vai, vai, va bene, va bene, va bene. E ora devo riuscire a usare Bora l'esploratrice, contro la macchinina. Infatti, vedete, Nesper manda in campo Revavroom senza che mi lasci cambiare Pokémon a me. Non posso perdere. Dovrò ricorrere al mio asso nella manica. Spero che non sia teracristallizzato il tuo asso nella manica. Allora, qua bisogna giocarlo d'astuzia, quindi teracristallizziamo e via. In teoria teracristallizzando dovrei attaccare per primo, spero. Perché Revavroom, cioè Star Mobile, è praticamente one shot tutti i Pokémon. Quindi questa è l'unica alternativa che abbiamo. Perché so che Nevolino era molto efficace. Attenzione, usa cambio marcia che non dovrebbe fare danno. Però si potenzia lui. Quindi non penso che lo one shottiamo, però una buona parte dovremmo togliergliela. Togliergliela. Ok. Riuscisse ancora uno, Nevolino, sarebbe tanta roba. Vai, Nevolino, fatti valere. A posto. Meno male che non ha attaccato, perché so probabilmente ce lo one shot a Nevolino. Ok. Non fallire, eh. Ma? Ah, ok. E let's go! Hai sconfitto Nespera, Team Star. Nevolino, raga, è troppo forte. È ancora tracristallizzato. Così abbiamo conquistato l'ultima medaglia che ci mancava per quanto riguarda Team Star. Scusatemi, ragazzi. Un anno e qualche mese prima. Eccolo qua. Ormai lo sapevamo. Scusatemi, ho esagerato. Ma che dici? Te l'abbiamo chiesto di allenarci come se stessimo lottando sul serio. Però non hai cagione di chiedere perdono. Non hai cagione? Ah. Il tuo ferreo addestramento, nobile Nespera, ci ha spianato la via verso l'eccellenza. Già, se non ci fossi stata tu, non penso che sarei riuscito a far evolvere il mio Pokémon. Anche l'arcicapo ha detto che grazie a te ora riesce ad affrontare i bulli. Grazie davvero, Nespera. Sei un esempio per tutto il Team Star. Ma no. Però sai com'è? Ci stiamo allenando già da 4 ore e inizio a vedere le stelle. Ah, scusa, allora voi fate una pausa. Io nel frattempo mi faccio una corsetta. Noi abbiamo sostenuto allenamenti a turno, mentre tu non hai ripreso fiato un istante. Temo per le tue condizioni fisiche. Grazie del pensiero, Enzo. Sai, ultimamente non mi importa quanto mi stanco o quanto mi viene da piangere. Abbiamo creato le nostre medaglie imitando quelle delle palestre, no? Ecco, quando le guardo mi sento fortissimo e mi viene voglia di mettercela tutta. Ce l'ho messa tutta, ma non sono servita a niente. Essere ora Garof. Sei stato forte, voglio darti questa anche perché è la nostra regola. Divisione lotta del Team Star sconfitta, il viale della polvere di stelle.
Vorrei anche che provassi a usare questa mossa. Descrive appieno il mio approccio alle lotte. Zuffa. Ah, ma ce l'abbiamo anche noi. Se non sbaglio l'ha imparata sia Paumot che Quackaval. Tu fai parte dell'operazione Stardust. Lottando con te ho capito che non sei una persona cattiva. Si vede da come ti guardano i tuoi Pokémon. Ora però ti chiedo di non guardarmi. Dammi un attimo. È un momento difficile per me. Scappata. Ma? Sembra che qui sia tutto finito, Jay Fabri. Ne spera. Lei è il membro del Team Star che hai affrontato al cancello. L'ho fatto venire qui per parlarci. Di che volevi parlare? Il modo in cui tu ti comporti con la capobanda è diverso da quello delle altre reclute. Come mai? Non ti sfugge niente? Va bene, te lo dico. Io non sopportavo Nespera. È bella, brava nello sport e un'allenatrice perfetta. Appena ha messo piede all'accademia è diventata popolarissima, spodestando me, che fino a quel momento ero la più ammirata. È per questo che hai cominciato a detestarla? Esatto, ne ho fatto di cotti di crude, coinvolgendo anche i miei compagni di classe. Che stupida che sono stata. Ma in fondo questi sono giochetti da bambini, ci si stufa presto e si cerca il prossimo stimolo. E infatti dopo hanno preso di mira me. Me lo sono meritato, ma Nespera ha dato una mano anche a una scema come me, mi dissocio. Mi ha invitata nel Team Star dicendo che è brutto essere esclusi. Proprio lei che era stata bullizzata da te, che ragazza eccezionale. Sì, lo penso anch'io. Da quando sono entrata nel team vivo ogni giornata in allegria. Eppure gira voce che quelli del Team Star siano dei bulli. E tu ci credi, dopo quello che ti ho appena detto? No, beh, io... Tutto quello che ho lo devo a Nespera e al Team Star. Non portateci via il nostro prezioso tesoro. Mentre c'è il Gimigul, lì, l'omino della monetina che sta facendo rumore. Ok. Adesso ci chiamerà Cassiopea per spiegarci qualcosa, deduco. Allora, J. Fabri, mi è giunta voce che Nespera non è più in possesso della sua medaglia team. Immagino che l'abbia consegnata a te. Exactly. Senza qualcuno da guida, la banda CAF è a un passo dallo scioglimento. Nespera. Perdonami, pensavo ad alta voce. Ah no. I 5 capi di banda sono stati finalmente spodestati. Ora che hanno perso la loro posizione di rilievo, sono certa che prima o poi lasceranno il team. Non ci vorrà molto prima che ricomincino a frequentare la scuola, vedrai. Ottimo lavoro, Jay Fabri. Questa voce è Garof. Le mie congratulazioni anche a te, Cassiopea. Grazie, Jay Fabri. Come promesso, ti invio le ricompense che ti spettano. C'è qualcosa di strano, però. Aveva detto che una volta sconfitto il Team Star, probabilmente l'arcicapo si sarebbe fatto sentire. Che sbadato. Questa volta sono io a dover fare le veci della scuola di rifornimenti, giusto? Esatto, consegna pure Jay Fabri la ricompensa aggiuntiva, grazie. Ha ottenuto un sacco di materiali. Siamo finalmente entrati nella fase finale dell'operazione Stardust. Rimane una sola faccenda da sbrigare. Sconfiggere l'arcicapo e dire addio per sempre al Team Star. E l'arcicapo dov'è, esatto? Non preoccuparti, non ci sarà nemmeno bisogno di cercarlo perché in realtà l'arcicapo è lui. Sono io. Ma? Mi chiedo scusa. Non avevo intenzione di tenerlo nascosto fino all'ultimo, ma non trovavo mai il momento giusto per dirvelo. Ho fondato io il Team Star e considero ogni suo membro un mio prezioso compagno. Si può persino dire che loro erano il mio tesoro, ma la tua Team Star rende tutti infelici. Per questo ho fatto leva sul nostro codice di condotta per far sciogliere il team. Dovranno rassegnarsi. Jay Fabri, ti aspetterò nel campo sportivo della scuola questa notte. E mi faresti un favore se venissi anche tu, Garof. Ricevuto. Ci vediamo lì allora. Cioè, quindi devo lottare pure contro Cassiopea? Chi l'avrebbe mai detto che l'arcicapo fosse Cassiopea? Inizialmente anch'io avevo capito che era lei. Però poi la cosa era andata un po' in dubbio. E forse so anche quale potrebbe essere la sua vera identità. Ah, il ritrovo è stasera nel campo sportivo, giusto? Prepariamoci a dovere e vediamoci lì. Ok ragazzi, quindi noi adesso sceglieremo se andare lì dall'arcicapo, perché abbiamo da affrontare Pepe, la Lega Campioni e l'arcicapo. Quindi valuterò nel prossimo episodio cosa fare. Detto ciò, io spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere nei commenti, se ancora non l'avete fatto vi chiedo di lasciare un bel pollice in su, quindi un bel like, iscrivetevi al canale, campanellina attiva. Ci vediamo in un prossimo video e in una prossima live. Grazie mille a tutti e alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!